altro Maurizio, Maurizio Arcieri, ex leader dei New Dada, che arriva saltando. Eccolo di nuovo. Ciao Maurizio. Ho un altro brano, ma emozionante, sentimentale. 5 minuti e poi... Sì. Sai che l'amore mi perseguita, mi ha sempre perseguitato, sin da piccolo. E questo un brano rappresenta un po' tutto, non è che vogliamo vedere. Ma due. No, sai com'è? C'ho i miei 5 boys lì che mi aspettano. Ma l'amore per te è un destino al quale non si può mai dire di no? No, perché è l'unica cosa che esiste, che c'è, che vale la pena vivere. Maurizio Arcieri, ex leader dei New Dada, con 5 minuti e poi. Ciao. Regista e gli autori. Avete mobilitato l'intera aviazione nazionale. Sì, no, c'era una volta era un jet, invece mi sono ritrovato con un ultralight. Bello, bello, l'hai visto? Maurizio Arcieri, ex New Dada.
Dada e New Dada sono stati un gruppo storico. Dada, Maurizio, i Crisma. Avete aperto il concerto dei Beatles in Italia. Esatto. Anche di peggio. Sì. Sei stato un innovatore, esatto. Anche un sentimentalone. Sì, guarda, se dovessi farmi una fotografia non saprei da che parte prendermi. Ce n'ho troppe in testa e ne ho fatte troppe. Maurizio, 3, 2, 1, votate. Grazie, ma che belli, ma che bravi. 9, 8, 8, 7, 5. Fabrizio. Io credo che intanto vedere un Maurizio Arcieri romantico è una cosa insolita, particolarmente insolita. Poi io poi me lo ricordo al concerto del 65 all'Adriano di Roma, Roma con i Beatles. Lui apriva il concerto dei Beatles, Beatles. Sì. E pensa che ricordo voi e te e non ricordo i Beatles, quindi ho dei che problemi. Bello. No. Bello. Michele Cucuzza, il tuo otto. Guarda, ti sei salvato sul finale, perché io pensavo, dico, guarda poveretto, perché io ero un ragazzo e dicevo, questo tutta la vita che ad aspettare piange, una. Cinque minuti, poi invece con l'ironia, eccoti qua. Certo, l'ironia è stata la chiave più carina, credo, a parte... Lamberto Sposini! Allora, io ho dato 8 perché è una sorta di media tra il 10 per il colpo di scena finale, che è veramente superlativo, 8 la fotografia che ho trovato eccellente e 5 un po' la sceneggiatura complessiva del video. Senti, ma Lamberto, secondo te se mettiamo Massimo al posto di Michele succede qualcosa? Dato? Dai, vabbè, facciamo 7. Fattori, il prodotto lo cambia. 7. Io ho dato 7 perché per me lui è un'icona del futurismo, della dinamicità. No. E lì invece è romantico. E allora per me lui è quello nell'immagine, io l'ho sempre visto così. Sapete invece adesso in questo momento che impressione ho? Mi sembrate un bellissimo gruppo. Ma veramente faranno anche questo fra poco. Si ricorda chi erano i Beatles, non sa chi erano. Che voto darebbe Maurizio Arcieri? Alla giuria speciale. Sì, dai il voto alla giuria. Sembrerebbe banale, ma è questa. Ci avrei scommesso. Grazie a Maurizio Arcieri che rimane con noi. Maurizio, prego, perché siamo arrivati al momento catartico, perché arriva anche Maurizio Vandelli, ex leader Equip 84, arrivano i Gypsy King Family. La giuria popolare ha già votato, ricordiamo che la giuria di qualità vota, i voti verranno sommati insieme alla giuria popolare che è composta dai senior e dai junior. Atmosfera. Chi passerà il turno i musicali di questa sera? Gli occhi azzurri di Maurizio Arcieri e il suo video di 5 minuti e poi? Oppure Maurizio Vandelli, ex leader di Equipe 84, con 29 settembre, il video da lui ideato, rappresentato, recitato e tutto, insomma. Oppure Bamboleo, una canzone che ci ha fatto bailar con i Gypsy King Family e le loro avventure, ad arrivare con il secondo verdetto di questa sera. Chiamo Massimo Giletti. Massimo, devo dire che è stata molto difficile questa votazione. Innanzitutto proporrei agli autori di fare una votazione separata per chi lavora al freddo fuori, che fa i film fuori al freddo, e chi li fa al caldo, perché c'era Maurizio Poveraccio che era sotto zero
quindi dovrebbe andare avanti solo per quello. Però è arrivata qua. Quando quale vuole. Sarà il video musicale che accederà alla finale di Ciak si canta? Il verdetto, Massimo. 29 settembre, Maurizio Vanghelli.